Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Punto Pesca. Sempre più spesso in negozio entrano dei clienti intenzionati a comprare una canna e un mulinello, ma vogliono spendere poco, giustificandosi anche per il fatto che ti dicono: ah, io non sono un garista, ah, io non sono un professionista, vado a pescare ogni tanto così per passare il tempo. Allora, secondo me dovreste fare un po' di distinzione tra il fatto di essere professionista, garista e passare il tempo. È chiaro che uno compra in base anche al portafoglio, in base alla passione, in base a quelle cose che vuol fare. Comunque, la domanda è: si può spendere, basta spendere solo 30 euro per poter andare a pescare e comprare una canna o un mulinello? La risposta è assolutamente sì. Allora, cosa possiamo comprare con 30 euro? Ad esempio, con 30 euro possiamo comprare una combo tipo questa. Mulinellino col filo e una cannettina da 3 metri in fibra di vetro. Mulinellino, chiaramente è un po' un plasticone, però ha il suo bel cuscinettino, gira e rigira, ha il suo bell'archettino. In questo caso, ad esempio, questi che ho io montano su anche un filo. Alcuni montano dal 22, 25 più o meno, solitamente hanno tutti montati quel tipo di filo. Chiaramente il filo non è di qualità, però per cominciare va più che bene. Ha la sua funzione, funziona bene. Vi posso garantire che ne ho visti di più brutti che costano anche più di questo qua. Quindi vi dico che senza far pubblicità a nessuno, guardate cosa comprate, ma spesso ci sono dei mulinellini economici che si comportano molto bene. Passiamo alla canna. La canna è chiaramente in fibra di vetro, una 3 metri con un'azione 5-25 grammi, può andare più che bene per fare molte molte cose. Tra l'altro, anche questa, vi faccio vedere che almeno due anelli ce li ha montati. Diciamo che si potrebbe aggiungere ancora uno scorrevole per renderla un pochino più parabolica, però quelli sono lavori che si possono poi fare in futuro. Comunque, almeno vi faccio vedere, due anelli ce li ha montati. E anche in questo caso vi posso dire che ne ho viste di più brutte che costano di più. Vi consiglio di stare intorno ai 3 metri perché già sulla misura di 4 metri e 5 metri cominciano a diventare un po' pesanti. Nella misura tipo questa di 3 metri è una cannettina gestibile un po' da tutti. Infatti, per chi è destinato questo tipo di kit? Chiaramente il ragazzino. Volete portare il ragazzino a pescare? Non avete mai comprato una canna in vita vostra? Con un kit così lo portate a pescare e se fa danno o se domani decide di smettere di pescare, comunque avete investito poco. Siete pescatori e non volete dare a vostro figlio le canne un pochino più costose. Ne comprate una così, lo mettete a pescare, lui si diverte e non fa danno. Avete un amico che vuole pescare per la prima volta, anche lì non volete dargli le vostre canne, gli consigliate di comprarsi un kit tipo questo, lo portate a pescare e se poi si appassiona alla pesca, si comprerà qualcosa di migliore. Che cosa ci potete fare con questo tipo di attrezzo? Allora, periodo invernale, bombarda. E andate a pescare le trote tranquillamente senza problemi. Volete pescare a galleggiante? Chiaramente, avendo una canna di 3 metri, siete un po' limitati, però si presume che anche lì chi prende in mano un attrezzo così magari pesca vicino e quindi 3 metri gli possano bastare. Volete pescare a fondo? Perfetto, questa fa 25 grammi, ma anche se gliene mettete 30 o 35, anche 40, non patisce perché la fibra patisce molto 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 meno del carbonio. Quindi con un piombo pescate a fondo, con un pastoratore ci potete pescare tranquillamente, ci volete pescare al mare, ci pescate al mare, non avete problemi. E
tra l'altro non avete problemi neanche di mantenimento e pulizia della canna, perché diciamo che se la usate una stagione estiva al mare e non volete pulirlo, sicuramente il mulinello smetterà di girare, ve lo posso garantire. La salsedine si mangerà tutto quello che si deve mangiare qua, però avete speso poco, ci avete provato e boh, vi siete tolti il fastidio, la buttate e boh. Che dire, quindi non bisogna essere necessariamente professionisti, non bisogna essere necessariamente garisti per comprarsi una canna e un mulinello. Chiaramente sappiate che se siete pescatori un attrezzo così è proprio il base, quindi il kit destinato esclusivamente a chi vuole cominciare. Io vi consiglio un attrezzino così da dare a una persona inesperta, assolutamente sì, spendete poco, fate spendere poco loro, si divertono, magari si appassionano e poi compreranno qualcosina di un pochino più bellino rispetto a questo qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se conoscete altri kit tipo questi e volete lasciare un commento per far sapere ad altre persone che altri tipi di kit si possono comprare spendendo poco, lasciate un commento qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!